Contatti continui con un gruppo di extraterrestri venuti da più pianeti per salvarci da altri alieni malvagi. Basi sotterranee, telepatia, foto e film di UFO di ogni tipo, scambi di doni e di ricchezze, passaggi di mano di oggetti strani e ancora più strani utilizzi di denaro e altri beni. Quella che scopriremo oggi è una storia durata 20 anni nell'Italia tra il boom economico e gli anni di piombo, i cui protagonisti però si sono sempre tenuti nell'ombra. Una storia che parte dalla provincia italiana, ma che lambirà le più grandi città italiane e forse anche qualche salotto buono. Questo, in breve, è il quadro, in gran parte inedito, di un gruppo oscuro e sfuggente dove si ritrovano grandi promesse e grandi delusioni e che ha prosperato a lungo tra ufologi e occultisti del nostro paese. Questa è la storia di amicizia, forse una delle pagine più oscure e discutibili di una passione nel suo complesso abbastanza innocua, quella che tanti italiani della seconda metà del XX secolo hanno avuto per gli UFO e per i loro ipotetici piloti. Una storia che scopriremo oggi insieme a Strane Storie. Tra il 1957 e il 1958 sui rotocalchi italiani, che si occupavano più volentieri di dischi volanti, e sui primi bollettini e libri scritti nel nostro paese da appassionati dell'argomento, di colpo comparve qualcosa di strano, qualcosa che attirò l'attenzione di migliaia di lettori, ma che si presentava in un modo curiosamente ambiguo. Si tratta di una lunga serie di fotografie, naturalmente in bianco e nero, tutte scattate di giorno, che mostravano nel cielo a bassa quota quelli che sembravano veri e propri dischi volanti, alcuni con cupola, sfere di atterraggio, altri di forma più allungata. Erano foto strane, anche perché ci mostravano i presunti veicoli stazionare su città e altri centri abitati. Curiosamente, in diverse occasioni si trovavano vicini a torri per le telecomunicazioni telefoniche, oppure alle prime vistose antenne dei ripetitori televisivi, quasi che ne fossero attratti in qualche modo. Ma queste immagini presentavano anche un'altra peculiarità. Dai testi degli articoli e dalle didascalie che le accompagnavano, non si capiva mai bene chi le aveva realizzate, chi le aveva passate ai giornali e ai primi ufologi. Però avevano spesso un'indicazione di provenienza geografica, arrivavano molto spesso da Pescara, oppure da altre zone della costa abruzzese, comunque non da luoghi troppo distanti dell'Italia centrale. La sensazione che se ne ricava a guardarle anche oggi è insolita. Chi le pubblicava sembrava quasi non volesse dire troppo sulle circostanze che le accompagnavano, oppure sui modi in cui erano arrivate al giornale. Una cosa però risultava chiara anche a un primo sguardo. Sembravano fatte in un modo molto simile tra loro, come se si volesse farle apparire coerenti una con l'altra, come a indicare che in una certa zona dell'Italia centrale stava succedendo qualcosa di eccezionale. Ebbene, oggi sappiamo che quelle foto erano solo la punta dell'iceberg delle prime attività dei fondatori del gruppo che prese il nome di Amicizia, che avevano la loro base proprio in provincia di Pescara e che stavano iniziando ad avvicinare non soltanto appassionati di dischi volanti, ma anche persone di ogni genere ed estrazione. Quelle immagini erano la prova che da qualche tempo aveva iniziato a operare un gruppo curioso, oscuro, dagli intenti indecifrabili, le cui attività probabilmente durarono per una ventina d'anni. Non sappiamo bene come andarono le cose, ma alla fine degli anni 50 del secolo scorso, molti in breve tempo entrarono in rapporto con gli autori delle foto. Allo stesso tempo, quello che colpisce in quelle immagini è quanto fossero goffe nella loro realizzazione. Quelle foto e anche i diversi filmati nel formato Super 8
che allora si usava e che venivano fornite come prove della presenza extraterrestre, ci mostrano dischi volanti in volo, illuminati più o meno male, oppure atterrati, a volte persino l'interno dei dischi, senza dimenticare qualche sagoma più o meno confusa che avrebbe dovuto rappresentare i piloti delle astronavi. A volte nei filmati questi UFO svolazzano un po' malamente sopra campagne e città, spesso su Milano, oltre che sulla costa adriatica, e oscillano proprio come se fossero appesi a dei fili sottili. Eppure, se si leggono i documenti dell'epoca e le ricostruzioni che è stato possibile realizzare, l'impressione che emerge è che in chi si avvicinava ad amicizia tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 vi fosse un misto di fascinazione e paura. Paura forse non del tutto ingiustificata, come stiamo per scoprire. E bentrovati naviganti, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto all'ultimo episodio di questa lunga stagione di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Questo è l'ultimo episodio di questa stagione, naturalmente dalla prossima settimana però torna la serie che ormai da qualche anno ci accompagna nel corso dell'estate, vale a dire uno studio in nero con cui andremo alla scoperta di alcuni tra i più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. E apriremo questa nuova stagione con un caso molto famoso di cui si è parlato e scritto tantissimo, ma di cui sono ancora parecchi coloro che lo ritengono aperto. E in fondo è comprensibile, visto che tratteremo la vita e soprattutto la morte di una diva incredibile e indiscussa, Marilyn Monroe. Ma c'è anche un'altra grande novità. Sono aperte le iscrizioni al mio primo Smart Lab, dedicato all'arte di parlare in pubblico. È un vero e proprio laboratorio pratico in cui vi accompagnerò a scoprire passo dopo passo come prepararsi e gestire qualunque occasione in cui possa essere necessario parlare in maniera chiara e convincente. Vedremo come si costruisce un testo, come scegliere il tono, come organizzare le proprie argomentazioni, come gestire l'ansia, come accendere la curiosità, come evitare di stancare il pubblico, come far sentire tutti coinvolti, come rispondere alle domande, come superare gli imprevisti e tantissimo altro. E alla fine un'occasione speciale in cui avrete la possibilità di mettere alla prova quello che avrete imparato con una sessione in live streaming aperta a tutti i partecipanti dove ci sarò anch'io per darvi il mio feedback. Quindi se siete interessati andate al sito massimopolidorostudio.com e scoprite come partecipare. Se seguirete questo laboratorio e farete tesoro di quello che vi condividerò, arriverete al termine di questo percorso pronti per iniziare un nuovo viaggio in cui parlare davanti a un pubblico diventerà per voi la cosa più naturale del mondo, anche se magari in questo momento è qualcosa che ancora vi intimidisce un po'. Sapete, l'ex presidente Barack Obama, uno dei più straordinari oratori contemporanei, ha detto che se volete cambiare il mondo dovete essere in grado di parlare delle vostre idee con passione e convinzione. E dunque preparatevi a scoprire gli strumenti con cui la vostra passione e la vostra convinzione riusciranno a esprimersi al meglio. Io vi aspetto. E ora torniamo indietro nel tempo, a un'epoca forse più ingenua, certo, ma dove tante delle credenze più curiose non erano poi così diverse da quelle che molti nutrono ancora oggi. Di solito i gruppi messianici raccontano ai loro adepti delle storie mitiche su come ogni cosa sarebbe iniziata e vale anche per amicizia. Ecco che cosa i suoi componenti raccontavano a coloro che avvicinavano, di solito pescando nel giro piuttosto ristretto all'epoca dei primi appassionati italiani di dischi volanti o di occultismo. Un giorno di aprile del 1956, dicevano, tre giovani di Pescara, che poi altri non erano che i futuri capi del sodalizio, erano andati a fare un'escursione nelle Marche ad Ascoli Piceno, ma non per una semplice gita di piacere. Era stata loro regalata una misteriosa pergamena che sembrava indicare qualcosa degna dei racconti di favole, cioè la presenza di un tesoro sepolto in un luogo ben preciso. Per questo erano andati fino a uno dei punti panoramici della città, la Fortezza Pia, una costruzione la cui struttura attuale risale al 500 e al dominio di Papa Pio IV. In realtà,
La zona è luogo di insediamenti importanti sin dal tempo dei Piceni, dunque ben prima dell'arrivo dei conquistatori romani nella zona, nel primo secolo avanti Cristo. Per questo, nell'immaginario locale, la fortezza Pia è uno dei posti più densi di storie antiche, di supposti misteri e di racconti su presenze di antichi guerrieri. Comunque sia, mentre i tre innocenti escursionisti erano lì, ecco comparire da un muro della fortezza, come se sbucassero dal nulla, due uomini. Uno era alto 3 metri, l'altro era molto piccolo, assai più piccolo di un essere umano, e aveva la statura di un bambino. Pian piano quei due esseri rivelarono di venire da altri pianeti e di trovarsi in missione tra di noi per stabilire un'amicizia con alcuni abitanti del nostro pianeta. Un'amicizia. E perché? Molto semplice. Perché volevano difenderci da altri invasori extraterrestri che minacciavano di invaderci. Gli strani esseri raccontarono di avere costruito alcune basi sotterranee in Abruzzo e nelle Marche e anche sotto le acque dell'Adriatico. Il nome originale degli extraterrestri buoni, per così dire, era Akril, cioè i saggi o gli amici. A quel punto, tra alieni e quei tre fortunatissimi terrestri, si sarebbe instaurato un rapporto curioso su cui vi invito a riflettere. Quelli dell'amicizia terrestre dovevano portare dei doni, ad esempio acqua, verdura, mentre i visitatori interplanetari avrebbero ricambiato con oro e altri metalli preziosi, poiché sapevano che noi terrestri siamo attaccati a quel genere di cose. Un gesto molto generoso, no? Non vi sembra? In realtà, questi doni da portare agli extraterrestri buoni nel corso del tempo cambieranno e agli adepti del gruppo verranno anche chieste cose più sostanziose della semplice frutta e verdura, a partire da somme di denaro di vario tipo, come vedremo meglio tra poco. Comunque sia, è proprio da questo racconto stranissimo che inizia tutto quanto. Più avanti cercheremo di capire come nacque questa narrazione tanto curiosa, ma probabilmente fu nel corso del 1957 che i leader del gruppo iniziarono a raccogliere in modo diretto, raccontando la storia della caccia al tesoro sfociata poi nel contatto con gli alieni, i primi aderenti al piccolo movimento, prima nel Pescarese, poi per vie diverse anche in altre parti d'Italia. E a costoro venivano spesso fatte delle curiose offerte, offerte di tecnologie misteriose, oppure la possibilità di contribuire alla salvezza della Terra da una minaccia tremenda che solo a pochi era stato dato di conoscere. Niente male quello che si poteva fare aderendo ad amicizia, no? Nel 1967 alla stampa italiana arrivarono voci e racconti di ogni genere sulle attività che Amicizia conduceva ormai da una decina d'anni. E furono gli aspetti più strani della vicenda a prevalere, proprio quelli relativi alle mirabolanti ed eccitanti possibilità che venivano offerte a pochi fortunati. Se ne seppe abbastanza attraverso un giornalista e scrittore toscano, Franco Bandini, che portò alla luce per primo, almeno una parte, delle iniziative più discutibili di Amicizia. Probabilmente Bandini ne era al corrente perché aveva ricevuto le confidenze di persone che avevano gravitato intorno a quel giro negli anni precedenti. Come si è accennato poco fa, Amicizia divenne anche un modo per raccogliere contributi, denaro e oggetti di ogni tipo, in cambio di promesse e suggestioni di vario genere. Una delle storie più clamorose, se vogliamo, fu forse quella della cosiddetta raccolta P&F. Ora vedremo che cosa, stando a Franco Bandini, consisteva questa raccolta P&F, ma vi avviso, tenetevi forte. Come abbiamo accennato, al centro delle idee di Amicizia c'era l'idea di essere partecipi di una lotta decisiva tra il bene e il male per il controllo della Terra. I buoni, che i fondatori di Amicizia chiamavano anche V56, e vedremo più avanti perché, erano arrivati nel nostro mondo per salvarci da alieni malvagi, alleati con umani altrettanto malvagi. E dunque, non è forse logico pensare che in una guerra ci siano dei caduti e magari anche dei feriti? Feriti da assistere, ovviamente, da curare, magari perché rimasti isolati mentre erano in missione sulla Terra. Ecco che cosa significava per Amicizia questa curiosa sigla P&F. Stava per piloti extraterrestri feriti, per curarli dalle batoste che avevano preso per noi, per difenderci. Ebbene, occorreva raccogliere fondi attraverso i leader del gruppo, gli unici ad avere un contatto diretto con i V56. Ecco,
So che tutto questo può iniziare a far sorridere qualcuno, ma a quanto pare negli anni 60 ci furono per davvero persone anche facoltose, anche di buona estrazione sociale, che in diverse città, persino in Svizzera, contribuirono alla causa della salvezza dei piloti ridotti a mal partito dalla guerra cosmica. Invisibile, naturalmente. Un'altra, tra le storie più gettonate all'epoca, era quella di un oggetto passato alla storia dell'ufologia con un nome un po' sinistro. Lo chiamavano il protettore. E si trattava di una fialetta nella quale si poteva vedere un liquido rossastro in cui galleggiava una piccola sfera, di solito di un rosso più intenso dello stesso liquido. Cosa contenesse la fialetta non si sa. Quello che si sa è quanto raccontavano i capi di amicizia. Il protettore serviva per difendersi dall'azione malefica degli extraterrestri cattivi, i CTR, cioè i contrari. Questo era il significato della sigla. Bisognava portarsela addosso, in tasca sempre, oppure nella falda del cappello. Sapete, i cappelli da uomo tradizionali tipo borsalino, per intendersi, che all'epoca erano ancora piuttosto diffusi. Devo dire che a me l'idea di questo protettore colpisce molto, perché ricorda un po' la faccenda del cappellino di alluminio, sapete, quello che secondo alcuni servirebbe realmente per proteggersi dalle onde elettromagnetiche e dall'influenza dei governi malvagi o dai rapimenti alieni, e che ormai, più che per quelli che prestano fede a una cosa simile, è più famoso in mezzo mondo a causa dei meme di cui è oggetto e per quelli che lo indossano per ironizzare su questo tipo di convinzioni. In merito al protettore di amicizia, di cui sembra qualche esemplare sopravviva gelosamente custodito in qualche archivio ufologico, e se ne conoscete qualcuno fateci sapere, saremmo curiosi di saperlo. Ci sarebbe un piccolo particolare da citare prima di proseguire oltre. E sembra che nella prima metà degli anni 60, il secolo scorso, venisse ceduto ai pochi fortunati per la modica cifra di 20.000 lire. Al netto dell'inflazione siamo sui 300 euro circa di oggi. Una discreta sommetta, insomma. Eppure, se quella storia dello scontro intergalattico era vera e gli extraterrestri usavano le loro tecnologie e rischiavano la vita per difenderci, beh, non credete varrebbe la pena sborsare anche qualcosa di tasca nostra? E in tanti lo fecero, anche perché sembravano verificarsi diversi, altri, forse ancora più emozionanti fenomeni, grazie ai quali gli appassionati di UFO che si avvicinavano al gruppo si convincevano che sul serio stesse accadendo qualcosa di fenomenale e misterioso. Proviamo a vedere alcuni di questi episodi, perché ci riserveranno parecchie sorprese. Il leader di amicizia era fin da giovane un cultore dello spiritualismo ed era lui che, meno così veniva presentata la cosa alla cerchia più interna degli adepti, si trovava al centro di presunti episodi che avrebbero dovuto confermare la realtà del suo legame privilegiato con i V56, gli extraterrestri buoni, vi ricordate? Di che cosa si trattava? Ebbene, c'era un po' di tutto. Chi lo andava a trovare nella sua villetta nel Pescarese poteva vedere dei foglietti con dei messaggi che cadevano dall'alto, oggettini che si materializzavano, apparati radioriceventi che, senza essere accesi o addirittura staccati dalla rete elettrica, facevano sentire la voce degli amici dello spazio. Ora, è possibile affermare con chiarezza che il nucleo che inventò amicizia, probabilmente anche in questo, cioè nella novità del far sentire la voce degli alieni via radio o su nastri registrati, non fu molto originale. L'analisi dei documenti ci conferma infatti che il gruppo non fece altro che attingere a uno dei primi rarissimi libri ufologici disponibili in Italia. Questo libricino, oscuro per tutti tranne che per i cultori degli UFO, nella versione italiana si intitolava I dischi parlano ed era opera del contattista UFO americano George Hunt Williamson, che sosteneva di parlare via radio con astronavi di altri pianeti in missione sulla Terra. Ed è proprio questo che fecero quelli di amicizia. Non appena nell'autunno del 1956 questo libro, I dischi parlano, comparve in qualche libreria italiana, fecero ascoltare a chiunque dava loro credito miriadi di messaggi ricevuti dagli altoparlanti di vecchie radio a valvole. Ed è solo l'inizio. George Hunt Williamson sosteneva che proprio nel corso del 1956, finalmente, gli extraterrestri buoni, quelli che difendevano segretamente la Terra da alieni malvagi,
si sarebbero rivelati pubblicamente, atterrando a Washington. Stessa cosa che avrebbe dovuto accadere qualche tempo fa, stessa cosa che si ripete costantemente, che accadrà adesso, deve proprio succedere, è l'imminente contatto con gli extraterrestri proprio dietro la porta. E poi succede sempre la stessa cosa, cioè nulla. Ma torniamo al nostro caso amicizia. Allora, è proprio unendo l'iniziale di Washington, no? La capitale, la W, e il numero 56 di quell'anno, 1956, che i capi di amicizia diedero ai loro amici e maestri spaziali una sigla diventata celebre in questo ambiente, V56. Insomma, l'idea che degli extraterrestri parlassero ai loro amici del nostro pianeta via radio, quando nacque amicizia, non solo non era affatto originale, ma anzi era appena arrivata in Italia e si stava facendo largo tra gli appassionati del nostro paese. E allora, perché non proviamo ad ascoltare anche noi i messaggi radio dei V56? Quello che sentiremo parlare tra un attimo è proprio uno degli alieni buoni. Si chiamava Sigir. Ascoltiamo il suo breve messaggio che fu diffuso da quelli di amicizia. Poi ne approfitteremo per fare insieme un paio di considerazioni. Cari amici, cari figlioli, siate certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, 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 e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile a capire. Questo è naturale. Ma con l'affetto e la fiducia potrete ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi e comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto e di pura amicizia dal vostro Sigir. Avete sentito com'era premuroso con i suoi figlioli l'extraterrestre Sigir, uno dei V56? Devo dire che diversi amici piemontesi che l'hanno sentito parlare mi dicono che, almeno secondo loro, Sigir, chiunque fosse, a giudicare dall'accento, doveva essere originario di quelle parti. Ma oltre all'origine geografica di chi molto probabilmente in quel nastro aveva dato la voce a Sigir, c'è una cosa forse più importante, nelle parole che trasmise attraverso le radio a valvole del capo di amicizia. A parte le parole di affetto per i figlioli terrestri, quello che emerge da quel vecchio nastro magnetico è l'appello a non dividersi, a non litigare, e infatti ripete «siate uniti, uniti, uniti», oppure esclama «sopportate i vostri difetti». Ebbè, questo non è altro che uno stratagemma psicologico molto semplice, che ricorre sempre nei gruppi settari o nelle religioni in via di sviluppo iniziale. Probabilmente già in quella fase amicizia era dilaniata da contrasti e da allontanamenti dei seguaci. Probabilmente qualcuno si faceva domande, qualcun altro dubitava dell'autenticità di tutto quello che vedeva, e allora ecco un modo per rafforzare la coesione del gruppo intorno ai capi e per tacitare le lamentele. Cosa di meglio? Far arrivare direttamente un messaggio di Sigir ai suoi figlioli. Chi più di questo extraterrestre saggio in lotta con il male rappresentato dai CTR poteva calmare le acque in nome di un bene superiore? In questo modo il gruppo funzionò abbastanza bene, almeno per diversi anni, e attrasse anche qualche personaggio degno di rilievo. Di sicuro vi prestò orecchio l'ufologo italiano più popolare della fine degli anni 50, Alberto Perego, un ex diplomatico, convintissimo che gli alieni ci sorvegliassero per impedire una guerra atomica. Anche lui, da amicizia, era attratto e spaventato allo stesso tempo. Persino un giornalista piuttosto noto in quegli anni, Bruno Ghibaudi, pubblicò moltissime foto provenienti da amicizia su giornali e rotocalchi. Arrivò a scrivere di avere fotografato e filmato dischi volanti sulla costa pescarese e su Roma, e anche di essere salito su un disco volante. Ricordate, ne avevamo parlato in un'altra puntata di Strane Storie, a cui vi rimando.
una storia ufologica, quella di Ghibaudi, che conferma i rapporti che ebbe con Amicizia, ma dalla quale, quasi di colpo, nella primavera del 1963 si tirò fuori, senza che mai più nessuno riuscisse a strappargli una parola di bocca sino alla morte avvenuta di recente nel 2020. Dunque, ormai è chiaro, fu l'influenza del contattismo UFO americano di metà anni 50 a fornire gli spunti più tecnologici, più spaziali per la creazione di Amicizia. Ma oggi vogliamo rivelarvi un'altra storia che forse fu davvero decisiva per dare il via a quel gruppo. È una storia che finora non era mai venuta a galla e che per la prima volta, grazie a Strane Storie e alle indagini di Giuseppe Stilo, tutti potremo ora conoscere. Ascoltate, perché probabilmente è proprio questa la chiave di volta per scoprire quale fu l'innesco delle complicate attività di Amicizia. Avevamo già appreso che cosa raccontavano i capi di Amicizia a coloro che si avvicinavano al gruppo. Spiegavano che una caccia al tesoro in un antico castello si era trasformata, come per magia, in un contatto iniziale, poi diventato un legame stabile con i piloti dei dischi volanti, e che da lì, da quella specie di rivelazione celeste, a metà tra fantascienza e storie di fantasmi, era partita la rivelazione di un'incredibile verità sulla guerra cosmica in corso tra alieni buoni e cattivi. Possibile che dietro questa strana fusione narrativa tra un racconto di tipo folcloristico, quello sulla ricerca di un tesoro turbata dagli spiriti, e il folklore moderno degli UFO, quello sorto nel XX secolo, ci sia un rapporto più stretto di quello che potrebbe sembrare a un primo sguardo? Vi ho già detto del ruolo che ebbe il libro del contattista americano George Williamson con i suoi scambi radio e telepatici con gli abitanti di altri mondi e le prime idee su una terra contesa tra buoni e cattivi. Ma ora è una cosa molto più precisa quella che vorremmo farvi conoscere. Nei primi anni 50, proprio nelle stesse zone in cui operavano i futuri leader di Amicizia, circolavano con insistenza alcune storie molto strane, storie molto speciali, storie che presentano incredibili punti di contatto con quella del primo incontro dei capi di Amicizia con i V-56, cioè quello che sarebbe avvenuto presso la Fortezza Pia di Ascoli Piceno, ricordate? Ecco di cosa si tratta. Il 26 febbraio del 1954, 2 anni prima del preteso incontro alieno della Fortezza Pia, diversi giornali raccontarono un episodio stranissimo. Guardate qui. Pietro De Paoli, un manovale ventenne di Castel Trosino, un paese a 5 km da Ascoli, aveva riferito di aver incontrato sulla strada che dalla città portava a casa sua uno strano individuo, a volte simile a un piccolo bimbetto, ora un vecchio, che gli aveva imposto di prepararsi dei decotti con strane erbe colorate. Grazie a quei decotti non avrebbe avuto più paura di lui e così avrebbe ricevuto delle misteriose rivelazioni. Ebbene, sapete che cosa riguardava una di queste rivelazioni? Il punto di sepoltura di un antico tesoro in un luogo lì vicino alla strada che Pietro De Paoli percorreva ogni giorno. A Castel Trosino, il suo paese, si diceva che altri in quel posto avevano già avuto visioni spaventose anni prima mentre cercavano tesori sottoterra in quella zona. Ora non si sa come sia andata a finire la storia raccontata da De Paoli, ma le coincidenze con la nascita di Amicizia, mi sembrano davvero un po' troppe. L'incontro con l'uomo che a volte ha l'aspetto di un bambino, l'annuncio di rivelazioni misteriose, la storia della ricchezza sepolta nella zona, sono tutte cose che ci sono anche identiche nel racconto della nascita di Amicizia. E non ultimo gli incontri di Pietro De Paoli con questa specie di spirito avvenivano lungo una strada che passa quasi accanto, indovinate cosa? Proprio alla Fortezza Pia di Ascoli Piceno, quella dove dopo poco tempo, 2 anni dopo, i leader di Amicizia racconteranno di aver visto sorgere per la prima volta da un muro il V-56 altissimo e quello piccolissimo. Saranno coincidenze, ma credo sarete d'accordo con me che tutto questo è molto curioso. Quella strada, quei luoghi non sono così ovvi e rinomati e la coincidenza geografica tra i due posti è quasi perfetta. Tutto si svolge nel raggio di 2 o 3 chilometri. Ora può anche darsi, se volete, che spiriti distributori di decotti sciamanici e rivelatori di tesori sotterranei e alieni buoni in cerca di verdure in cambio di oro in quel periodo si siano dati tutti convegno ad Ascoli Piceno.
Ma forse per rendere conto della nostra vicenda possiamo avere a disposizione anche alcune alternative un tantino più ragionevoli. Certo, molte cose ci sfuggono, ma l'ipotesi che ormai si può fare con una certa fiducia è questa. Nel 1956-57 alcuni spiritisti della provincia di Pescara fusero alcune tradizioni folcloristiche locali sulla presenza di spiriti e fantasmi con la nuova moda dei contatti con gli spiriti del XX secolo, cioè quelli provenienti da altri pianeti a bordo dei dischi volanti. Come gli spiriti, anche questi esseri spaziali sarebbero sempre accanto a noi, ci sosterrebbero e altre volte ci ostacolerebbero. Eppure sarebbe possibile entrare in contatto con loro, capire che cosa vogliono e magari all'occasione organizzare con loro anche qualche attività di scambio molto molto concreta, con un vantaggio reciproco. In tutta questa storia bisogna tenere presente in ogni istante che quelli che diedero il via a tutto questo erano degli spiritisti, degli appassionati di soprannaturale, sorte di medium di provincia nell'Italia che stava per entrare nel boom economico e nelle grandi trasformazioni sociali degli anni 60. Per creare la mitologia incredibilmente complessa di amicizia, unirono due cose: il mito moderno dei dischi volanti, legato allo spazio e alle tecnologie da una parte, e dall'altro miti e paure tradizionali, con tanto di veggenti in contatto con potenze buone e cattive, in grado di sorprendere con le loro performance piccoli circoli di appassionati dell'occulto e delle sedute medianiche. Negli anni successivi, nella casa del capo di amicizia, furono in molti a essere sconvolti dalle manifestazioni che si producevano davanti ai loro occhi, come i bigliettini con i comunicati degli alieni che piovevano dall'alto. Ma chiunque conosca i principi del mentalismo e della prestidigitazione sa che si tratta di cose facilmente riproducibili, anche senza bisogno di contatti con extraterrestri in lotta per il dominio del nostro pianeta. Quanto ai messaggi che si sentivano via radio, non giungevano attraverso l'etere, ma grazie ad altoparlanti collegati a microfoni piazzati in altri locali. In questo modo l'amicizia andò avanti per parecchi anni. Ma come e quando cessò di esistere questo strano mondo e perché ancora oggi se ne sente parlare così tanto? C'è un aspetto importante della saga di amicizia che spesso non viene considerato in maniera adeguata. Questa storia durò almeno 20 anni, se non di più, un tempo sufficiente per permettere la comparsa di qualche altra figura significativa rispetto al gruppo originario. Una di queste fu rappresentata senz'altro da un altro pescarese, l'ingegner Stefano Breccia, interessato agli UFO sin da giovane. Breccia entrò in contatto con il gruppo e nel corso del tempo raccolse molto materiale, storie prodotte dai capi del sodalizio. 5 anni prima di morire, nel 2007, diede alle stampe Contattismi di massa, un libro stracolmo delle storie davvero sopra le righe di amicizia e dei suoi contatti con i V56. Oggi è a quel libro che si ispirano coloro che ancora pensano che tutto sommato dietro amicizia ci fosse qualcosa di vero. Anzi, è possibile dire che le narrazioni convintissime di Breccia hanno reinventato e fatto sorgere a vita nuova il mito di amicizia. Non è nemmeno chiaro quanto nella versione di Breccia derivi da quello che raccontavano a suo tempo i pescaresi della prima generazione e quanto dalla visione dell'autore. Di certo vi troverete delle cose da far strabuzzare gli occhi, per così dire, dalla storiella della presenza di un ingresso a una base sotterranea degli alieni che sarebbe celata dietro un armadietto della sede della Croce Rossa di Chieti, fino al colloquio sconclusionato tra Breccia e un V56 in un bar importante del centro di Bologna, il Caffè Zanarini, all'accento ancora più forte di un tempo sulle guerre sotterranee tra buoni e cattivi, in modi che in sostanza strizzano l'occhio alle vecchie teorie occultistiche sulla terra cava. E poi non si sa quanto sia stato vero il coinvolgimento in amicizia di persone di alta estrazione sociale o addirittura di personaggi pubblici, di cui pure si è sentito chiacchierare abbastanza. A mente fredda c'è da pensare che anche queste storie siano almeno in parte il frutto di leggende e abbellimenti degli stessi ufologi che per decenni si sono raccontati a bassa voce, anche con un certo timore reverenziale, nel tenebroso gruppo che in realtà ormai è chiaro si trattava semplicemente di una
congrega di esoteristi di provincia. Facciamo soltanto due nomi circolati nel corso del tempo, con l'avvertenza che non c'è proprio niente di assodato. Quello del presentatore televisivo Febo Conti, che negli anni 60 e 70 era popolarissimo per la conduzione di programmi televisivi per ragazzi, come Chissà chi lo sa, e addirittura quello di uno scrittore importante come Dino Buzzati, che però si interessò davvero molto di UFO e di misteri di ogni tipo. Il vero capo supremo di Amicizia, un occultista della provincia di Pescara, è scomparso nel 2003, lasciando dietro di sé recriminazioni, persone che lo difendono a spada tratta e una lunga scia di libricini improbabili in cui ostentava una religiosità di tipo tradizionale e anche frequentazioni e rapporti con religiosi e conventi abruzzesi. Ed è forse proprio a questo genere di ambienti sociali, di estrazione e di mentalità che va ricondotta la genesi di Amicizia. Un piccolo sodalizio di occultisti e spiritisti legati al territorio di provenienza, ma che riuscirono a legarsi a una moda, a un mito del XX secolo, quello dei voli spaziali e dei dischi volanti, e a generare racconti da fantascienza francamente di qualità un po' scadente. Alla fine, dopo più di 20 anni, probabilmente questo circolo trovò persino un sistema elegante per chiudere il gruppo. Nell'autunno del 1978 l'Italia fu investita dal peggior panico ufologico di tutta la sua storia, a cui peraltro si ispira anche il romanzo di Wooming 1, UFO 78. Migliaia di avvistamenti, intere paginate di giornale, una vera e propria mania collettiva per i dischi volanti e gli extraterrestri, travolsero tutti. Per un po' al centro di quella specie di affabulamento generale ci fu proprio la costa abruzzese, cioè la zona di residenza e di origine dei promotori di Amicizia. Bene, i capi raccontarono che quell'ondata UFO era il segno di un evento cosmico, un evento finale. I V-56, gli extraterrestri buoni, a causa della scarsa fiducia e delle divisioni insorte in Amicizia, avevano deciso di lasciare in massa la Terra. Avete capito bene? Queste potenze extraterrestri che combattevano battaglie galattiche decidevano di abbandonare ogni cosa, la Terra, al suo destino perché una manciata di abruzzesi si faceva i dispetti. E così. Luci in cielo e presunti strani fenomeni marini di cui si raccontava in quei mesi venivano descritti come la prova tangibile di quelle grandi battaglie invisibili che si combattevano in una dimensione della quale i comuni terrestri erano quasi del tutto ignari. Insomma, una guerra apocalittica per i destini del mondo che però disgraziatamente stava andando male per i buoni. Ed ecco allora l'adozione di una exit strategy, una di quelle tipiche dei gruppi settari. La chiusura delle attività non avveniva per colpa propria, ma per ordine delle entità superiori che stavano alla testa di tutto. In altri termini, si faceva quasi ricorso a una decisione divina. I V-56 tornavano in cielo, là da dove erano arrivati, un tempo lontano lontano, e purtroppo la situazione per il mondo sarebbe peggiorata. In realtà, quell'ennesima bufala rappresentava per i capi un modo semplice per ritirarsi a vita privata e per chiudere una lunga vicenda che probabilmente aveva ormai concluso le sue potenzialità e che aveva perso appeal fra il piccolo pubblico che aveva mobilitato. Le storie che sono state raccontate per più di 20 anni nel giro di Amicizia richiederebbero interi volumi se qualcuno avesse veramente voglia di scriverli. Diverse cose per i loro risvolti domandano delicatezza e rispetto anche da parte degli scettici. Ci sono ufologi seri e critici come Paolo Fiorino del Centro Italiano Studi Ufologici che su Amicizia hanno raccolto incredibili quantità di materiali, spesso originali, provenienti da alcuni dei protagonisti di questa lunga saga che ancora non finisce di stupire. Proprio per la dimensione umana di questa storia, studiosi come Fiorino rimangono ancora oggi comprensibilmente riservati su parecchi aspetti privati della vicenda. Però c'è una cosa che ci sentiamo di dire come riflessione finale e magari come suggerimento per altre vicende simili che potremmo incrociare. Amicizia è una vicenda difficile da indagare, richiede fiuto, prudenza, molta pazienza, conoscenza dei meccanismi psicologici e capacità di entrare in punta di piedi nelle storie di quelli che questa cosiddetta amicizia l'hanno toccata di persona per periodi più o meno lunghi della loro vita. Però non ne va nemmeno esagerata la portata.
per lunghi periodi si è favoleggiato di una specie di rete vastissima di amicizie che per 20 anni avrebbe raggiunto un gran numero di persone, oppure si è esagerato nel dipingerne i leader come persone di grandi capacità organizzative, dalle capacità di fascinazione infinite. Non era così. Oggi sappiamo abbastanza bene che tutto si dovette a un piccolissimo nucleo di sodali. Per un bel po' di anni, certo, riuscirono ad avvicinare anche alcune persone di buona estrazione sociale, alcuni giornalisti e individui di varie parti d'Italia, in specie di città come Roma, Torino, Milano e anche Svizzera. Ma è tutto qui. Il gruppetto poi declinò, i leader invecchiarono e, tirate le somme, i V56, evidentemente delusi da tanti loro amici così dubbiosi e perplessi, alla fine degli anni 70 se ne tornarono sui loro pianeti, forse lasciandoci in balia dei cattivi CTR. Il fatto che oggi riusciamo a valutare meglio un po' tutta questa storia significa una cosa non da poco: ridimensionarne il significato, consistente nel relativo successo di poche persone capaci di legare a sé un buon numero di individui. Alcuni, convintisi che di alieni non ce ne fosse nemmeno l'ombra, se ne allontanarono, magari dopo aver guardato perplessi le foto dei vari dischi volanti o ascoltato gli improbabili racconti di basi sotterranee dei buoni e dei cattivi. Qualcun altro, una piccolissima minoranza, ne mantiene viva la memoria, ancora fiduciosi nel gruppetto di pescaresi e nei loro amici spaziali. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo il mio libro che, mi raccomando, fatene una lettura estiva se volete, La scienza dell'incredibile, come si formano credenze e convinzioni, perché le peggiori non muoiono mai. E vi ricordo anche il mio Smart Lab, l'arte di parlare in pubblico, un percorso che vi porterà a sviluppare le vostre capacità di parlare in pubblico davanti ad altre persone, riconoscendo errori e punti di forza, e che vi porterà a scoprire gli strumenti con cui la vostra passione e la vostra convinzione riusciranno a esprimersi al meglio. Andate al sito massimopolidorostudio.com per scoprire tutti i dettagli. Nell'attesa di ritrovarvi nel mio laboratorio, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Unitevi anche voi, sbarcando sull'isola contribuirete in maniera concreta alla realizzazione di nuovi progetti e allo stesso tempo avrete accesso anche a tantissimi contenuti esclusivi. Vi coinvolgerò nelle mie scelte, risponderò alle vostre domande e potrete entrare in una chat riservata dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti. Potete leggere i nomi di alcuni di loro nella sigla finale di questo episodio. Chissà, magari presto potrebbe esserci anche il vostro. Noi per ora ci fermiamo qui. Ci rivedremo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, ma non più con strane storie, con una nuova stagione di Uno Studio in Nero. Strane storie, l'abbiamo detto, tornerà naturalmente, tornerà dopo l'estate. A presto! Possiamo parlare di extraterrestri? Sì, ne abbiamo parlato fino adesso, dica pure. Ecco, io sono d'accordo col professor Leon Spaceman, che ipotizza l'esistenza di una civiltà extraterrestre più avanzata della nostra. Non l'ho mai sentito. Di quanto più avanzata? Beh, ma sui 15 minuti. 15 minuti? È un grande vantaggio rispetto a noi, sa? Almeno non devono scapicollarsi per arrivare puntuali agli appuntamenti.